Infatti, io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore. Pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Geremia, capitolo 28, versetto 11. Il pensiero di Dio. Molto spesso le persone credono che Dio sia troppo occupato per darsi pensiero dei problemi dell'uomo. Questa convinzione, però, dipinge il Signore come qualcuno lontano e totalmente disinteressato alle vicende dell'umanità, che appare così senza alcun valore. Con queste parole, invece, il Signore smentisce un simile pensiero e desidera far sapere a te, che hai creduto a questa opinione fino ad oggi, quanto tu sia importante per Lui. La tua vita è l'oggetto dei pensieri di Dio, del suo amore e delle sue cure amorevoli. Egli infatti desidera per te un avvenire di pace e una speranza viva e soddisfacente. Speranza che potrai trovare unicamente in Cristo Gesù. Il Signore però non interverrà con prepotenza nelle tue faccende, ma attenderà che tu stesso sia disposto ad accoglierlo e ad ascoltarlo. Spetta a te la decisione di affidargli i tuoi progetti, i tuoi problemi e la tua stessa vita. Comincia oggi. Lascia che Dio intervenga e realizzi quei piani straordinari che medita per te. Realizzerai l'adempimento delle sue preziose promesse per la tua vita.